Il comitato cittadino di Giarre non ci stai attraverso una lettera risponde al presidente della regione siciliana Rosario Crocetta per contestare quanto detto dal governatore all'interno della propria rubrica su Facebook ad un utente che gli chiedeva di intervenire sull'ospedale Sant'Isidoro. Mi chiedi perché non da un vero e certo segnale di aperto l'ospedale di Giarre? Io sinceramente te lo dico di cuore, Loredana. Quando io sono arrivato erano stati fatti tutti i decreti per chiudere l'ospedale di Giarre e io mi sono opposto. E abbiamo con l'assessorato alla salute trovato la forma degli ospedali riuniti che permette di salvare i piccoli ospedali. Su questo primo punto il comitato osserva come la delibera con cui l'azienda sanitaria provinciale di Catania ha disposto la chiusura del pronto soccorso di fatto sia stata emessa solo nell'aprile del 2015, cioè quando Crocetta era già presidente della regione siciliana. Ovviamente noi dobbiamo avere due attenzioni. La prima è che nei territori ci mancano i presidi ospedalieri. Dall'altra che questi presidi ospedalieri non siano un livello di serie B dell'assistenza sanitaria, ma debbano essere tutti di serie A. Questo significa che i piccoli ospedali si debbano specializzare, perché è inutile avere, per esempio, questo voglio dire, due oncologie a distanza di 10 km. Sulla questione ospedali riuniti, invece, il comitato evidenzia la disparità di trattamento tra i due presidi, lungi dall'essere equilibrati nella suddivisione di reparti e servizi forniti. Le tre e non cinque ambulanze medicalizzate presenti tra Giarre, Mascali e Lingua Glossa restano insufficienti per un bacino di quasi 100.000 abitanti. Altro sull'ospedale di Giarre, in questo momento ci sono tanti problemi di staticità, nel senso che abbiamo riscontrato che bisogna rifare dei lavori di messa a sicurezza. Quindi noi li faremo per moduli, in modo tale da non chiudere l'ospedale, però man mano il lavoro più urgente da fare è proprio di mettere in sicurezza quegli ospedali, come al solito paghiamo gli errori del passato. Ma è a questa affermazione che il comitato reagisce con più forza. L'ospedale di Giarre, scrivono, non è mai stato inagibile e a supporto allegano anche un documento in cui è la stessa azienda a confermarlo. La esortiamo, concludono i membri del comitato, a verificare la fondatezza delle informazioni in suo possesso e a dare i dovuti chiarimenti a questa comunità che ormai da tempo attende risposte.